Buongiorno, con questo rumore sempre molto gradevole della natura delle macchine, oggi colazione fuori in un posto molto molto figo. Questa è la nostra scelta, figata. Buonanotte. La cosa figa di questi cornetti è che sono proprio fragranti e poi ti portano la spremuta arancia con ghiaccio. Ma di che stiamo parlando? Ah, e ora con le pance piene siamo pronti per conquistare Firenze, anche se fa caldo. Molto caldo. Qui invece, pensate un po', ci viveva Dante. Un po' gobbo, ma va bene. Noi avevamo in mente di conquistare Firenze, stare in giro tutta la mattina, ma Firenze fa troppo caldo per poter vivere e quindi siamo scappati a casa. Va bene così, se ne parla uscire stasera. Stasera tra l'altro abbiamo un concerto, quindi almeno andiamo a stare freschi lì. Per consolarci da questo mega caldo però, pranzo con tortelloni, mozzarella di bufala e friarielli. Buon appe! Buon appe! Molto buoni. Vi dico solo che adesso è arrivato il momento. Il momento. E dopo aver oziato un po', vi dico che è arrivato il momento di darci un taglio. Bravo, bravissimo. Mi raccomando, fai un buon lavoro, altrimenti non ti pago, che l'ultima volta mi hai reso pelato. Non è vero, assolutamente, sono 2 anni che taglio i capelli gratis. Non è vero. A te fortuna, non mi credo. Non ho idea di cosa lei stia facendo. Lo stesso che faccio da 2 anni. So solo che ho tanta paura, perché non ho gli occhiali e non vedo niente. Raga, momento verità. Dai, devo dire che niente male. Complimenti. Grazie. Adesso però c'è un dubbione. Con questi capelli corti a me questa barba piace molto. Il problema mio è che la barba non me la so curare e quindi dovrei prendere i prodotti per la barba, perché mi prude poi è tutta sfilacciata qui. Quindi il tentativo è di accorciarla, ma comunque lasciarla un po' più sul lunghetto. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Proviamoci. E con la maglietta piena di peli, questa è la lunghezza della barba che voglio provare a tenere. Riuscirò a non morire di caldo e riuscirò a tenerla curata? Non lo so, però ci proviamo. Questo look per ora non mi dispiace. Tu approvi? Sì. Lei approva. Dopo aver tagliato i capelli, siamo immersi nella natura e questo vialone ci porterà al concerto di Giovanni Truppi. Sono gasatissimo, io ascolto Giovanni da praticamente credo anni ormai, veramente tanti anni. Ho sempre voluto vederlo live e oggi ne approfitterò, non vedo veramente l'ora. Io mi chiamo Giovanni, è il mio nome, è un plurale. Io me lo metto in testa. Un giorno sto nel mare, un altro notte in una vasca. Un giorno dormo, un giorno mi ricordo. Un giorno mi sveglio e un altro giorno. Ti voglio bene sapere, ma che se non so chi sei, ti voglio bene sapere, e sento un turbamento, da dove viene sapere, questo sentimento. Io non penso più a te, alle tue labbra grandi, ai tuoi capelli, ai tuoi occhi da sirena, alle tue gambe, alla tua faccia, quanto si trasforma. Quando mi tocco, mi sembra di toccare una cosa tua. Il mio capo si chiama nessuno, nessuno è il mio capo. Il mio capo mi comanda, nessuno mi comanda. Ho sognato che facevo l'amore forse con te. Finita così, hai messo in città una scena, è andata a
proprio così. Sì. Hai messo incinta una scena. Se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io se questo è un amore. Risponderò come risponde anche a te. Che concerto spettacolare, bello perché ci sono questi artisti che fanno veramente musica, fregandosene delle scenografie spettacolari, delle coreografie che per carità sono belle e ci stanno, ma poi ci sono questi artisti che fanno musica a 360 gradi e tu sei lì per ascoltare, neanche per cantare per forza a squarciagola tutte le canzoni, no, anche a volte solo per ascoltare in religioso silenzio un artista che si sta mettendo a disposizione di tutti quelli che l'ascoltano. Veramente, veramente, veramente figo. E quindi mi sembra che io non debba aggiungere altro, adesso torniamo a casa. Io vi ringrazio per aver avuto la voglia e la pazienza di guardare questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, state sempre nel vostro mood. Dai!